Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati ad una nuova puntata di IG Club. Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi mister Daniele Cotica. Buonasera, mister. Buonasera a tutti. E Ivan Bartolucci, che è stato un attaccante importante anche lo scorso anno proprio con il San Claudio, adesso riveste un po' la figura di dirigente. Buonasera, Ivan. Buonasera. E con noi, come al solito, Cristiano Lambertucci. Buonasera, Cristiano. Buonasera a voi. Ecco, partiamo subito, mister. Questo San Claudio si sta comportando benissimo in questo campionato di prima categoria dopo la grande promozione dello scorso anno, anche se, diciamo, prima di iniziare la puntata, nell'ultima giornata c'è stata un po' di sfortuna. Ma sì, adesso le ultime due giornate abbiamo perso, abbiamo qualche piccolo problema, ma stiamo facendo bene, anzi direi benissimo, perché 35 punti sono stati fatti lavorando bene, allenandoci bene. Abbiamo fatto delle cose molto importanti, senza dimenticarci l'anno scorso che abbiamo fatto un campionato senza mai perdere, perciò questi ultimi due anni a San Claudio abbiamo fatto un buon lavoro. Bene, parleremo sicuramente nel corso di questa puntata. Noi avevamo ripreso invece la vostra partita contro la Settempeda, e una squadra che, insomma, ha una rosa sicuramente importantissima, che è partita con l'obiettivo di vincere il campionato. Nonostante questo, Ivan, comunque si è vista una partita molto equilibrata, soprattutto nel primo tempo. Poi, diciamo, la differenza in quella partita la fece un po' quell'episodio del gol. Sì, single. Esatto. Sì, la partita è stata, soprattutto nel primo tempo, equilibrata. Abbiamo affrontato una squadra forte, con nomi di categoria anche molto superiore. Pensare a chi ha segnato. Ecco, basta segnare a chi ha segnato, a chi sta in difesa, sì, e chi stava anche fuori, perché loro fuori avevano tipo un marcaccio, uscito per infortunio subito Molinari, sì. Quindi di nomi ce n'è. Nonostante questo ce l'abbiamo sudata, battuta, e dopo, come è successo anche sabato scorso, la differenza la fa il particolare, la giocata del giocatore, insomma. Beh, comunque è un campionato equilibratissimo quello di prima categoria, e Cristiano Lambertucci lo segue con grande attenzione. Cristiano, come ti sembra questo campionato a questo punto della stagione? Allora, la Settempera è riuscita a fare un bello scatto in avanti. Nell'ultimo turno ha vinto 6-2 contro il Montecosaro, però la Vigor, che è stata sorpassata un turno fa, è tornata alla vittoria ed insegue ad un punto. Un campionato, secondo me, che sarà aperto fino alla fine, anche se credo che ora, che oramai la Settempera sta trovando la quadratura ed ha ottenuto anche l'ottava vittoria consecutiva, possa avere delle ottime chance sul medio-lungo percorso. Però, come abbiamo visto, ci sono delle rose ben attrezzate, e sia in zona play-off che in zona play-out è ancora tutto molto incerto. Addirittura ci sono 8 squadre che rischiano di finire inghiottite nella zona calda della classifica, perché le distanze sono molto ravvicinate. Quindi anche quest'anno un campionato che sarà deciso all'ultima giornata. Beh, sì, sicuramente. Cristiano ha parlato di playoff, mister. Diciamo, il San Claudio era partito un po' a fari spenti, comunque non era l'obiettivo di certo quello di centrare i playoff, però a questo punto della stagione, come si dice, ormai ci siamo, balliamo. Allora, adesso ci siamo, logicamente siamo lì, siamo terzi, quarti, però l'obiettivo nostro era un altro obiettivo. Noi adesso abbiamo 35 punti, dobbiamo fare prima possibile i punti per star tranquilli, per la salvezza, e poi si vedrà. Poi nell'arco di un campionato ci sono dei momenti dove le cose girano per il verso storto, e in questo momento per noi è un momento che non gira bene, abbiamo degli infortunati, abbiamo dei problemi a risolvere, perciò i playoff ci pensiamo domani, oppure dopo domani. Adesso dobbiamo fare prima possibile i 3-4 punti e poi dopo si vedrà, e poi quando uno è salvo e l'obiettivo l'ha raggiunto, diciamo, ci possiamo anche divertire, diciamo. Beh, sì, sicuramente poi si giocano anche in maniera più spensierata. Sì, si gioca più tranquillamente, sì. Ecco, abbiamo detto di come il San Claudio sia arrivato a giocare questo campionato di prima dopo la grandissima promozione dello scorso anno. È stata un po' una cavalcata, Cristiano, tu l'avevi seguito lo scorso anno,
praticamente una grandissima cavalcata, appunto. Sì, un San Claudio che chiuse primo il proprio girone e sfiorò anche la vittoria del titolo regionale, però ecco, furono fatali i tiri dagli 11 metri nella partita contro la Real Elpidiense, però anche lo scorso anno, insomma, la vostra squadra si era comportata benissimo. Ecco, secondo voi qual è il segreto di questo San Claudio? La programmazione, la forza del gruppo, oppure anche, diciamo, la spinta che arriva magari dai singoli che possono fare la differenza? Vado io? Chi vuole? Allora, per quanto riguarda il San Claudio, è una società piccola, però di grandi persone. Noi ci siamo trovati 2 anni fa, io sono stato chiamato a fare una chiacchierata, diciamo, con 2 signori che adesso, oltretutto, uno ci ha lasciato, che è Fernando Serafini, è una grande persona. E quel giorno mi ricordo che stavano, come si dice, sotto un treno, perché veniva da una retrocessione. Era un momento difficile. Io gli chiesi di parlare con i 4-5 persone più importanti, perché il progetto mi poteva interessare, perché risolvere dei problemi oppure una situazione difficile e ricominciare a zero è una cosa che mi entusiasmava, diciamo. Abbiamo cominciato piccoli passi, abbiamo messo in rosa dei giovani del posto e piano piano abbiamo costruito questa squadra che giornata dopo giornata ha dato delle soddisfazioni a tutti, perché siamo stata l'unica squadra che non ha mai perso, abbiamo fatto 20 vittorie, mi sembra, 10 pareggi, abbiamo sfiorato il titolo anche giù contro il Real Elpidiense, perdevamo 4-0, ma nonostante tutto non ci hanno battuto neanche loro, perché abbiamo fatto 4-4 e poi abbiamo perso i rigori. Nei 90 minuti comunque l'immaginabilità è rimasta conservata. Perciò il segreto, secondo me, è di questo gruppo. Poi siamo stati bravi a mettere insieme dei ragazzi molto bravi, diciamo, bravi come persone, bravi come giocatori. Secondo me è quello. E poi la differenza la fa sempre i risultati. Nel momento in cui vai bene il gruppo e tutto, poi nel momento in cui le cose vanno male è difficile poi andare avanti. Ivan, penso sei d'accordo, no? Sono d'accordo col mister, sono d'accordo sulla difficoltà nel ripartire l'anno scorso anno, perché insieme a lui mi sono trovato io, penso Meschini. Quattro giocatori, più io, abbiamo fatto 4 chiacchiere e poi siamo ripartiti. Spesso non ci vuole, diciamo, che per partire. Nonostante questo, la società ci ha messo il suo, ma meriti va anche al mister, che è riuscito a amalgamare bene una squadra con giovani al posto, come ha detto lui, che secondo me era lo zoccolo principale, nel senso che sono tanti amici e si trovavano lì a modi, non dico oratorio, però giocano per divertirsi, e questo è fondamentale. Il mister ci ha messo il suo, tutti ci abbiamo messo del nostro come giocatori, la società ci ha messo a disposizione che in qualsiasi situazione c'è stata vicino, e questo è i segreti, non c'è segreti, insomma, tanto lavoro, squadra e si va avanti, insomma. Beh, diciamo che bel ingrediente sono stati sicuramente i tanti gol arrivati dal reparto offensivo, che erano composti da te, appunto, insieme al nostro amico Atragene, che adesso gioca nella Stesa e sta continuando a segnare anche lì, e ad Amos Ibi, che abbiamo visto anche in azione sabato contro la Settembre. Quindi ecco, mister, diciamo un tridente che l'ha fatta divertire lo scorso anno. Sì, l'anno scorso penso che hanno fatto tutti 15 gol, mi sembra, Ivan 16 e poi Ibi 15 e Atragene 15. Sì, ma anche lì siamo partiti con calma, c'era dei problemi, poi piano piano la squadra è cresciuta, abbiamo cambiato modulo, abbiamo fatto delle cose, secondo me, ottime. Poi, tanto, quando i risultati vengono, le cose vengono molto, molto più facilmente. Sicuramente. Anche il centrocampo però è stato importante. Sì. Beh, perché gli attaccanti per segnare i palloni devono arrivare. Il bello di quella squadra è che tutti i 20 hanno dato
del loro, capito? Abbiamo messo 25 pure, l'elemento 25, in effetti è vero, e quello è un'altra cosa molto importante, perché lì stanno dei ragazzi che magari a volte non venivano convocati, però stavano sempre a fare gli allenamenti, perciò ci siamo sempre allenati non meno di 22, perciò a me mi hanno sempre dato la possibilità di fare un certo tipo di lavoro. Non è che magari in certe situazioni magari ti alleni in 13-14 perché ci stanno dei problemi, invece noi siamo stati sempre lì, anzi tante volte era anche difficile allenarsi, perché quando ti alleni in 25-26-27 c'è di che qualcuno devi magari però è stato poi quello che è passato, dobbiamo pensare adesso al futuro, che alle prossime partite che saranno molto molto difficili. Ecco, diciamo, il campionato dello scorso anno è stato il secondo campionato di seconda che ha vinto il mister, il primo era arrivato con l'Elveregina, noi adesso siamo qui a pochi passi dal Michele Gironella qui a Villa Potenza, e immagino le abbia lasciato un bel ricordo questa società, Elveregina. Sì, anche perché sono stato 4 anni, 5 anni, parecchio. Diciamo che ci sono cresciuto per certi versi con parecchi ragazzi che poi ci sono rimasto ancora, ci sentiamo, sono rimasto amico. È stata anche quell'anno una bella vittoria, sempre per certi versi le due società si assomigliano, perché magari c'è sempre quello spirito d'oratorio, quella voglia di fare, certo, quella voglia di combattere magari e cercare di raggiungere degli obiettivi. Anche la serietà comunque. Esatto. Anche in quell'anno era un obiettivo che per Villa Potenza andare in prima categoria era una cosa bella e anche difficile, anche per economicamente, non è che se avevano dei mezzi come altre squadre. Abbiamo fatto un bellissimo campionato, anche quell'anno lì mi ricordo un girone di ritorno, 13 vittorie fecimo, abbiamo fatto una sconfitta in pareggio, una cosa del genere, e abbiamo vinto anche quell'anno il campionato. L'anno dopo abbiamo sfiorato i playoff, come sta succedendo quest'anno, vedremo un po' quello che succede qui in avanti. Beh, quella sicuramente era una grande squadra, anche il cameraman era forte. Il cameraman era forte, ci seguiva in allenamento da tutte le parti, era sempre presente. Ma la forza di quella squadra era anche tutto quello che c'era dietro, insomma. Tutto quello che c'era dietro. Poi, ma sì, dai, c'era delle cose che poi te le porti dentro lo spogliatoio, sì, e sì, a volte ti può far vincere anche qualche partita. No, sicuramente, insomma, qui a Villa Potenza, soprattutto dietro la squadra di calcio, c'è grande serietà, come abbiamo detto, grande seguito, e infatti adesso l'Elveregina sta facendo benissimo nel campionato di seconda. Non so se l'hai seguito un po', mister? Sì, un pochettino l'ho seguito, l'allenatore Andrea Luzzi lo conosco bene, conosco dei giocatori che stanno in squadra, conosco qualche dirigente, vuoi non vuoi, il sabato vai a vedere quello che ha fatto, sono molto contento perché stanno facendo molto bene. E poi Villa Potenza è affamata di calcio, sì, e sì, come mi raccontava prima Peppe, ogni partita qua stanno 100-150 persone, perciò è positivo. Beh, sicuramente anche a San Claudio non manca il pubblico, perché noi quando siamo venuti l'altro giorno alla partita contro la Settembra, dobbiamo dire che c'era veramente una bella cornice, soprattutto tanti giovani ragazzini, è stata proprio una bella immagine quella. Tutti i ragazzi del settore giovanile, se possono e quando possono il sabato, quando non giocano loro naturalmente, ci vengono a vedere perché sono entusiasti della prima squadra, vedono tutti i giocatori come se fossero loro idoli, e se possono ci seguono in casa sicuramente e talvolta anche fuori casa. Anche fuori casa facciamo un bel numero di persone, sì, che ci seguono, anche sabato a passatempo una 50-60 persone sono venute, quindi come seguito, nonostante siamo un paesino di 1500 persone, anche lì si spetta il sabato per fare, sì, il calcio, per andare a vedere la partita, un momento di aggregazione, esatto, proprio. Esatto. E quindi ben venga che i bambini ci seguano, insomma. Cristiano, beh, sicuramente è una bella immagine questa. Sì, ma le immagini che avete ripreso parlavano chiaro, c'era una grande cornice di pubblico nella partita quella contro la Settembra. Anche poi, da parte della Settembra. Sì, sì, anche la Settembra è una squadra molto seguita, però diciamo che uno dei marchi di fabbrica del San Claudio è l'affetto che il pubblico dimostra verso i colori rosso-blu.
Ecco, diciamo che tutto questo affetto sta ripagando, perché comunque è una società che è stata sempre impegnata anche nella valorizzazione dei giovani. Io mi sono sempre ricordato un San Claudio fare diverse categorie del settore giovanile, sì. E non è nemmeno facile in un comune come Corridonia, dove ci sono anche all'interno dello stesso territorio settori giovanili, non diciamo più blasonati, ma più numerosi. Assolutamente sì, fino a 3-4 anni fa avevamo tutte le categorie fino alla juniores, c'è state alcune situazioni che ci ha portato a ripartire da zero, tra virgolette. Stiamo crescendo moltissimo col settore giovanile, tanti iscritti, quindi questo ci fa piacere, ci fa onore. Diciamo, la struttura consente di ospitare tanti giovani, perché abbiamo spogliatoi, due campi da calcio, campi da calcetto, quindi un bel ambiente anche come struttura, insomma. Quindi ci puntiamo, perché nonostante l'aspettativa futura è quella di portare ragazzi del settore giovanile a giocare anche in prima squadra, come sta succedendo attualmente, perché tanti ragazzi che giocano con noi sono del settore giovanile, quindi ben venga. Ma oltre a questo, mi permetto di dire che nel sociale il San Claudio gli piace lavorare, perché d'estate si fa centro estivi per i bambini e bambine dai 6 ai 14 anni, varie attività in cui il paese è piccolo e si cerca di fare comunità, insomma. Beh, anche questa sicuramente è una cosa positiva, e poi porta anche i suoi risultati, perché se vediamo poi alla prima squadra, cioè, poi è tutta una conseguenza, insomma. Sì, sì. E parliamo anche un po' di tattica, mister, perché poi l'allenatore piace parlare di tattica, no? Allora, noi questo fine settimana abbiamo ripreso diverse partite, fra cui l'Aurora Treia Cristiano, che ha preso un gol su una costruzione al basso. Ieri a Maceratese concede una punizione, prende gol da costruzione al basso. Tu, mister, c'hai, sicuramente fai esaltare gli attaccanti, però non so se sei molto a favore di questa costruzione al basso. Allora, io ero un difensore, perciò mi piace anche molto la fase difensiva. La costruzione, ecco, al basso, è bella vederla a certe categorie, poi dopo c'è chi la fanno anche queste categorie, però è rischioso. Per quanto mi riguarda, noi ci alleniamo, ci proviamo a fare delle cose, però poi il sabato è difficile farlo, perciò ognuno ha le sue scelte, ogni allenatore fa la sua scelta. Noi, certo, sì, abbiamo cominciato con un modulo e poi l'abbiamo cambiato in corso, e ci sta dando i frutti giocare in questa maniera, e seguitiamo in questa maniera. No, che poi ci vogliono anche i giocatori. Ci vogliono i giocatori, ci vogliono, cioè, difensori che sappiano giocare la palla. Poi è bello anche quello, sul calcio si può di tutto e il contrario di tutto, la differenza la fa i risultati. Poi, certo, comincia al basso, vince la partita, bravi, comincia al basso, prende gol, sommari, la differenza la fa il risultato, purtroppo la differenza la fa il risultato. Poi se c'avevi Ivan davanti, magari, che ti teneva a palla, io ci ho provato a convincerlo, però adesso parte l'età, poi il lavoro l'ha condizionato un pochettino. Io quest'estate ci ho provato, se voleva darmi la mano per un altro anno, ha ricominciato, e poi dopo il lavoro gli ha preso un pochettino più tempo, e è anche giusto che ha lasciato con il ricordo dell'anno scorso, perché l'anno scorso è stato fondamentale per vincere, certo, il campionato. Sì, sì. Però immagino, no, ti viene voglia vedere i tuoi compagni, praticamente. La voglia c'è sempre, soprattutto quello che manca è lo spogliatoio. Certo. È quello che manca di più, cioè la cavolata pre-allenamento, la doccia, la cena, è quello che manca più di tutti. Dopo, a un certo punto, devi far conto anche con il tuo fisico, perché è arrivato a 42 anni. E non ce la fai a giocartelo con quelli dei 20 anni. Sì, c'hai più esperienza, tutto quello che vuoi, ma a livello di corsa non ce la fai più, stai dietro. E quindi
No, sicuramente, pazzo giovani, diciamo. Come dici, si però alla fine rimanendo nella società puoi sempre, no? Ma sì, no, vederti tutto la, assolutamente, diciamo. Sì, ma io col mister ho sempre il banchino il sabato, sì, sì. Quindi non è che ci sto sugli allenamenti, lo seguo sempre. Da stasera mi comincio a allenare perché, come dice Mister, qualche problema ce l'abbiamo, quindi qualche numero per fare allenamento serve sempre, ma... Fai allenare i difensori, almeno Marco. No, in realtà lui. Mi sono messo in difesa. Che se corri di meno, no? Uno si può sempre reinventare, no? Ecco, però tu hai fatto un sacco di gol con la maglia elettronica, che sì. È un'altra squadra che quest'anno stiamo seguendo, che sta lottando insomma per l'accesso ai playoff. Ti chiedo appunto se l'hai seguita quest'anno, come la vedi? Sì, la sto seguendo, la vedo che c'è una bella squadra, un'ottima sì. squadra. Non ho visto mai Matelica e sabato domenica ci si scontra prima contro seconda, sì. Quindi sabato domenica sono l'occasione di andare a partita vederla, che riprenderemo tra l'altro, anche perché domenica inaugurerà anche il campo nuovo sintetico, sì. Fatto, e quindi domenica vedrò Matelica. Il Troica l'ho visto dalle vostre immagini, quest'anno l'ho vista una volta sola da vivo, perché giocando Titone, Pambano, Ciorno, Bishop, tanto di cappello, insomma, sì, sì. Poi non c'è niente. Con anche a centrocampo in difesa, sì, sì, Montserrat, tutti lo vorrebbero avere. E per quanto mi riguarda, io sono cresciuto calcisticamente con il Trodica a 16 anni. Mi ha fatto esordire Calcavrini in prima categoria. Abbiamo vinto il campionato, e da lì, sinceramente, ho giocato sempre lì per amore della maglia. Per la vicinanza a casa, perché io abito a San Claudio, non sono stato sempre bene, anche lì sono tanti amici, come quando mi rivedono è sempre uno spirito amichevole, però io devo tanto anche al Troica, perché sì. Fare, non l'ho contato mai, ma credo più di 200 gol tra promozione e eccellenza, giocando con dei giocatori che erano giocatori davanti sì. anni come Goglia, D'Angelo, Aguino, Bartolini a centrocampo, quindi cioè, gustoso. Nomi importanti. Beh. Poi a Troica sicuramente c'è una piazza calda, no? Il calore sì. dei tifosi arriva. Se a San Claudio c'è i tifosi, a Troica c'è gli ultras. Esatto. Beh, quindi... adesso domenica, che hai detto bene, che torneranno proprio a casa. Al campo suo, quindi ben no, i tifosi sono, come si dice, dal 12° giocatore in campo, li trascinano al primo, al 90° in casa, fuori casa, quindi un pubblico caloroso che tutte le società vorrebbero avere e tutti i giocatori che stanno in campo vorrebbero avere, insomma. C'è Cristiano, mister, che è un tuo grande stimatore, infatti era contentissimo che venisse stasera. Ah, perché siamo con Baisani, solo per quello, Davide. Ma no, al di là di tutto, anche all'Aurora hai lasciato un ottimo ricordo, oltre ad un playoff, anche una salvezza tranquilla alla stagione dopo. Ma la domanda che ti volevo fare io, no? Sempre di quegli anni lì. Ti senti un po' uno dei costruttori e dei precursori della squadra che comunque si trova oggi in promozione? Perché comunque il gruppo che allenavi qualche anno dopo, più formato, più adulto, chiamiamolo così, riuscì a fare il salto di categoria. Un po' comunque si parte dal lavoro di quegli anni lì. Ma quell'anno lì era un anno un po' difficile, perché c'era un cambio societario, diciamo, e anche lì mi sono trovato in una situazione. Mi ricordo che c'era Ezio Sassaroli e Mario Capponi, che aveva ripreso questa società, stava un attimino in difficoltà, e hanno chiamato tutti i ragazzi al posto, eravamo tutti di Treia, a Passo di Treia, a parte Pier Sandelli e il portiere Marsili, mi sembra. Pier Sandelli, che poi fece quel gol contro la Fermana. Contro la Fermana, sì, anche quell'anno abbiamo vinto contro la Fermana a casa.
passato il tempo. Anche lì abbiamo cominciato con tanti ragazzi del posto, tutti quanti non ci dava un soldo di fiducia, come si vuol dire, e abbiamo fatto i playoff. Anche lì stesso discorso, il gruppo ha fatto la differenza, le persone ci venivano a tifare, all'inizio siamo partiti male, persone aveva dei dubbi di quella formazione, pensava tutti che dovevamo retrocedere, invece piano piano siamo andati a fare i playoff. L'anno dopo con un po' più di difficoltà ci siamo salvati e poi dopo le strade si sono divise, io sono tornato a Villa Potenza, ho vinto il campionato e da Aurora Treia dopo due anni penso ha fatto il salto di categoria in promozione. Beh, questo per dire, no, come per fare una buona stagione non c'è per forza bisogno, insomma, di partire con grandissime aspettative, si può anche, no, diciamo, partire, diciamo, con poco e poi arrivare. No, ma quello è sempre l'obiettivo, oppure quello che decide la società, perché io, come dico sempre, gli allenatori, i giocatori passano, le società rimangono, no? Certo. Poi la società è quella che magari decide, cerca, diciamo, i soldi per i rimborsi e quant'altro. Poi la società parte con l'intento di vincere il campionato, logicamente si butta su dei giocatori magari di nome, oppure giocatori che già hanno l'esperienza. Poi invece ti trovi in situazioni come parlavamo prima con l'Aurora Treia, pure come può essere il San Claudio quest'anno o lo stesso Villa Potenza di tanto tempo fa, dove c'è un bel nucleo, un bel gruppo di ragazzi del posto e mettendo qualche pedina riesci a costruire qualcosa di importante, e quello per quanto mi riguarda a me è una cosa che mi piace molto. Servirebbe un po' di quello spirito di quell'Aurora lì all'attuale Aurora, Cristiano, che comunque sabato anche ha fatto una buona prestazione, però mancato qualcosina per agguantare i tre punti, no? Sì, questa, come sappiamo, è una stagione difficilissima, però diamo fiducia a Moretti, che sta facendo un ottimo lavoro e sta ricostruendo anche un po' questo gruppo fatto di ragazzi del posto, dato che lui, come abbiamo detto più volte, ha saputo lavorare benissimo con i ragazzi della Juniores. Quindi speriamo, ecco, che questo gruppo di giovani che si sta formando nei prossimi anni ci possa dare delle belle soddisfazioni. Sabato prossimo invece torniamo al campionato di prima categoria, girone C, c'è il Montecosaro. Che partita vi aspettate? Altra partita, insomma, insidiosa. Un'altra partita difficile come tutte quelle da qui alla fine, perché ogni squadra ha l'obiettivo a raggiungere. Una squadra che viene da qualche risultato negativo come noi, sarà una partita difficile, importante per noi, perché raggiungendo la vittoria diciamo che siamo quasi matematicamente salvi, perciò sarà una partita difficile come tutte le altre. Ci aspettiamo dobbiamo fare una buona partita come abbiamo fatto anche con la settembre e anche sabato a passatempo, perché sabato a passatempo vincevamo 1-0, abbiamo preso una traversa, abbiamo sbagliato un rigore, ci state delle cose, tanti episodi. Lasciamo perdere una cosa, la cosa che non si può allenare, la cosa che non puoi gestire, e poi c'è l'arbitraggio che tante volte ti capita cosa che non va bene lì, magari per qualche situazione perdi la partita. Certo. Però quello è passato, dobbiamo pensare alla partita di sabato e guardare le prossime. Ivan, tu che partita ti aspetti? L'analisi l'ha fatta il mister, tanto è questa una partita dura, tosta, loro vengono dai risultati non positivi ma come lo veniamo anche noi, giochiamo in casa, il fattore positivo che ce l'abbiamo in casa noi, quindi sarà una partita tosta. Cristiano, non so se c'hai qualche altra curiosità da chiedere ai nostri ospiti. Beh, di solito noi, dato che abbiamo parlato poco di prima categoria, quest'anno sarebbe curioso fare anche il gioco dei pronostici velocemente con loro, dato che questo è un girone molto interessante. Secondo voi quali saranno le squadre che possono arrivare veramente in fondo? Beh, sicuramente a settembre. Non perché attualmente è prima, ma a me mi ha dato grande impressione sia in casa loro sia quando sono venuti da noi, nonostante che abbiamo fatto una discreta partita. A seguire il Montecosaro, perché anche il Montecosaro secondo me c'ha la vigor, il Montecosaro c'ha un gruppo
storico di giocatori che sono tanti anni che giocano insieme, e anche lì fa la differenza, e ci ha messo dentro due o tre pedine importanti che fa il salto di qualità. Sotto, secondo me, vengono su per entrare nella griglia playoff squadre blasonate come potrebbe essere il Porto Recanati, che c'ha un bel gioco, un bel calcio, e dietro vedo in difficoltà purtroppo le Sanatoia, non perché ultima, anche se noi ci abbiamo perso, e penso che in Pollenza si possa tirar fuori, e il resto più o meno rispecchia la classifica, a mio avviso. Non so. Sì, sì, diciamo di sì, c'è su Castelremondo secondo me pure una buona squadra, poi c'è qualche squadra che magari è partita male, ci ha avuto qualche problema, perché Camerino laggiù sotto non ci dovrebbe stare, ma anche lo stesso Pollenza per i giocatori che hanno in rosa. Poi dopo ognuno ci avrà i suoi problemi, magari all'inizio quando si parlava chi poteva vincere il campionato oppure chi poteva stare tra le prime cinque, i nomi queste due, la Vigor, Montecosero e San Severino, c'erano. Porto Recanati anche, ma gli altri due posti non eravamo certi né noi né Montecassiano, perché squadre ci stanno parecchie, e parecchie sono attrezzate bene per fare la prima categoria. Le mine vaganti. Diciamo. Noi siamo state le mine vaganti, anche se magari noi abbiamo cambiato praticamente niente. Abbiamo preso, ha lasciato perdere Ivan e Andracene, come sì, sapete, e abbiamo preso Cognigni e Serantoni da Civitanova, era venuto anche Berrettoni, poi ha preferito andare via, però siamo quelli dell'anno scorso. Montecassiano ha cambiato un pochettino, però il nucleo è rimasto quello lì, il nucleo storico è rimasto quello. Però ci stanno delle squadre, secondo me, ben attrezzate, che hanno avuto delle difficoltà, come tante altre durante l'anno, tutti quanti hanno delle difficoltà. Però dei nomi in prima categoria ce ne stanno tanti. E Tadragene, diciamo anche prima, sta facendo benissimo, anche umanamente era una grande persona. No, no, Andrea ci segue, telefona, ci parliamo, siamo rimasti in contatto, oltre che essere un bravo giocatore anche un bravo ragazzo, sì, perciò sì, siamo rimasti in contatto, tante volte ci sentiamo, non voglio che vieni a vedere la partita perché sennò ci porta sfortuna. Però non è venuto nel spogliatoio, non è venuto. Ah, ecco. Hai capito, Andrea? Questo? Una grande persona. Sì, sì, no, ma infatti sta facendo benissimo con la sua stese, che sta praticamente ripetendo un po', diciamo, quella cavalcata che avete fatto voi l'anno scorso. Quindi grande in bocca al lupo a loro. Assolutamente. Grande in bocca al lupo a voi. Vi ringraziamo veramente di essere stati qui con noi. Grazie a voi. Una bella chiacchierata. Mister, in bocca al lupo, mi raccomando, questi giocatori in mezzo al campo. Tocca un po' bastonarli. No, bastonarli no, sono ragazzi in gamba, perciò si allenano bene, danno sempre il massimo e stanno facendo bene, perciò non possiamo dire niente, anzi dobbiamo solo che ringraziarli, perché quei 35 punti sono stati fatti da loro, e quelli 35 punti nessuno ce li possono togliere. Quindi grazie a mister Daniele Cotica, grazie a Ivan Bartolucci per essere stato con noi, grazie. E grazie anche a Cristiano per aver impreziosito con i suoi ricordi, insomma. È stato un piacere.